Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera Cut Quest. Allora, dunque, eravamo rimasti che dovevamo livellare per raggiungere almeno il livello 20 per completare alcune quest e oltretutto per sconfiggere il primo drago. Quindi faremo questa quest, lo strano amuleto. Tiri fuori uno strano amuleto dalla bacheca. Lo posso indossare? No. Contadini, cos'è questo strano amuleto? Nessuno risponde. Ci stanno ignorando. Sono sotto l'effetto di un incantesimo? Ehi? Ci ignorano. Fammi vedere quell'amuleto. Spirri vola intorno all'amuleto con aria curiosa. Riesco a vedere una traccia magica. Dovrebbe condurci fino a chi ha lanciato l'incantesimo. Sarà difficile seguire la pista? No. Attenzione, ci attaccano. Dai, forse pian pianino mi sto abituando al tasto del rollback. Seguiamo con molta cautela, un brutto presentimento. Oppure ci darà una skill nuova, tipo una magia nuova. Tipo abbiamo il fuoco, ci potrebbe dare ghiaccio o acqua. Attenzione, c'è proprio il simbolo per terra. C'è un segno sul terreno, somiglia a quello dell'amuleto. La traccia magica termina su questo segno. Aspetta, un miau nuto. Sento dei mostri. Come al solito ci troviamo nel bel mezzo di mostri, dove c'è anche un draghetto che è brutto e ci stanno facendo anche male. Molto, non so perché, ma mi sto trovando in difficoltà. Rollbecchiamo anche un po' stranamente male, ma li abbiamo battuti. Fammi vedere di nuovo quel segno. Ma non ci potevi andare tu da solo? Tipo, no. Ok. Oh, mio micio Dio, da dove venite? Amuleto, devo avere l'amuleto. Mi ricorda qualcuno, tipo l'anello. È Gattazza. Indietro, amico. Gattazza. Ah, sì, la malattia, vero, mi ero dimenticato. No, e quindi? Dammi amuleto, dammi amuleto. Ok, vuole che quell'amuleto che abbiamo portato dalla città. Non farglielo prendere, gettalo nell'acqua. Ah. Ma proprio così, è un foglio. Secondo me si incavola. Dov'è quello strano simbolo che ho visto? Come siete apparsi qui? Perché non riesco a ricordare nient'altro? Oh mio micio Dio. Oh mio micio Dio. Mi serve una pausa. Beh, credo che chiunque vede il simbolo segua l'amuleto. Qualcuno sta cercando di attirare i gatti in quella raccapricciante città. Quale? Dobbiamo scoprire chi c'è dietro a questa storia. Controlliamo di nuovo quella città la prossima volta. Ma dove? Quale? Livello 15, siamo livello 15. Facciamola. Un dungeon non si rifiuta mai. Ah, sì, vero, questi qua sono. Fai più danno a questi qua con il fuoco. Quindi aspettiamo, vediamo un attimo. Bungo bungo. Che non è quello del bunga bunga. Abbiamo fatto il livello 16. Buono. Ottimo, direi. Ok. E ci dà tanti XP. Oh, una chest. No, Y. Mi sa che questo ce l'avevamo già. Ok, uccidiamo questi pipistrelli. Sembrano quelli di un vecchio cartone animato. Aia, fa malissimo, eh. Non so se qualcuno di voi magari se lo ricorda, qualcun altro no. Ma c'era un cartone animato tanto tempo fa dove c'erano dei pipistrelli con un occhio e delle ali e basta. E si chiamava Chobin.
Era un cartone animato molto strano. E questi qua dobbiamo fargli finire il debuff prima di attaccarli. Così gli facciamo più male. Esatto. Così non sprechiamo mana. Scusate, ma la cesta. No, la chiave. Come al solito. Normale che abbiamo l'attacco multiplo. Possiamo farli attaccare tutti insieme. Mi hanno colpito. Mi hanno fatto malissimo. Devo stare attento. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Questo no. Via. Adottiamo la tattica colpisci e fuggi. Ok. Quello è rimasto lì. Ok. Completato. Ne abbiamo ucciso tutti. Niente di buono ci ha dato. No. Eh sì. Peccato. Dunque, sono andato qua ma mi sono assolutamente perso e non mi ricordo più cosa dovevo fare. Il sospetto dell'est. Oddio. No, quello è il boss. Io volevo continuare a fare quella quest. Scusate, ma mi sono un attimo perso. Allora, forse è quello dell'amuleto. No, stiamo un po' morendo praticamente. Andiamo a salvare in una città. Tipo questa. E vedo anche un ponte in basso a destra. Quindi si potranno. Ah, aspetta, potevamo. Mi ricordo che si poteva aumentare. Questo cos'è? 50, la prendiamo. Felin Fulmine, distrugge definitivamente i nemici. La voglio. Apprendi Felin Fulmine al costo di 50 unità d'oro, certo. Perfetto. E allora, la Felin Fulmine la mettiamo. La Fenin Fulmine la prendiamo e la mettiamo qua. Poi questa la possiamo upgradare. Abbiamo tanti soldi, quindi direi di sì, di upgradare la skill e farla più forte. Ma consumerà più mana? Penso di sì. Ah, sì, miglioriamo, grazie. Non c'è bisogno dell'animazione sempre, però. Ok, grazie. Quindi quante magie sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette magie. Attenzione. Cosa ci dice? Così a lungo per sapere che dei topi non ci si può fidare. Sono tutti dei disgustosi pirati. Attenzione, pirati. Perfetto. Iniziamo qua. Sveniamo un attimo. Non mi ricordo e direi di fare il sospetto dell'est. Visto che siamo qua. C'è qualcuno che va in givro? Coavria? Sospetta, aiutateci a trovarvelo. Buongiorno, quella è la mia richiesta. È un po' dislessico, peggio di me. Sono la chef Vibrisse? Viburisse? Gatteuruola? No, è Gattevrola, alla V. Come vedete, sono impegnata con il lancio del mio nuovo piatto, il pesce di gatteruola. Quanti gatti ci sono qui? Oui, ma ho vissuto qualcuno a girarsi. Furtivamente, sicuramente cerca di rubare la mia ricetta. Credo che sia molto francese e un po' snobbettina questa qui. Non ci piacciono i gatti ladri, non preoccuparti, gli daremo la caccia. Faremo tutto noi, bene, sono spuntati maghi, gente, ma è veramente tanto, tanta roba. Ah, ma è proprio qui? Nascondiamoci e osserviamo da qui. Praticamente dobbiamo fare la spia. Eccolo lì! Quel gatto è fermo lì, andiamo a interrogarlo. Ciao!
Ehi tu, contadino sospetto, cosa fai qui? Non risponde. È fuggito. È balzato via, ma ha lasciato una traccia. Seguiamolo. Una traccia che non si direbbe sia una traccia, ma è proprio una traccia. È scappato in quella segreta. Assicurati che nessun mostro ci ostacoli. Distruggili tutti. È cattivissimo lui, eh. Ma era quella dove eravamo stati prima. Bene, faremo più punti. Facciamo molto. Cioè, prima faceva 18 a tic, adesso fa 22. Quindi direi è un buon aiuto. Però non vorrei sprecare altro mana per loro. Però se non faccio così non muoiono. Quindi facciamo così. Nel frattempo io direi di provare anche questa. Ah, ho capito cosa fa questa. Perché c'ho la bacchetta? Non so, io non avevo la bacchetta, me l'ha messa lui la bacchetta. Scusa, eh? Ma chi ti ha detto di usare questa? Io volevo questa. Due. Aspetta, questi 14 di danno, un po' meno. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù, sì. Senza sprecare mana. Yes, sir. Ah, doppio XP questa volta. Ah. Questi qua sono traditori, questi qua. Specialmente quando sono in coppia. Esatto. Via. Oh yeah. Ci vuole la chiave. Qui c'è il solito discorso dei mostri che hanno bisogno di essere uccisi così. Fate la vostra magia. Mi metto qui. Ah, volevo fare il figo. E invece. Ho fatto una figuraccia. Ah, non ho più mana, quindi. Ah. Ma sto morendo. Fanno malissimo, vuol dire. Fate la magia. Devo attuare la tecnica dello scappa-scappa. Senza avere fretta. Senza sbagliare, altrimenti muoio e ci lascio le penne. O il pelo. In questo caso, cosa si dice per un gatto? Ci lascio le orecchie? Ci lascio la coda? Lo zampino? Boh. Certo, se riuscisse a livellare mi si ripristinerebbe la vita. Wow. Per tutti i mici deve essere uscito di nascosto. Ma come? E allora noi lo andiamo. Bello che flasha anche la spada quando sto male. O no? Qual è la mia impressione? Sì, aspetta, prima di seguire la traccia, devo svenire un attimo qua, perché devo ricaricarmi, perché sto per morire. Esattamente. Ok, lo facciamo fuori, ma sì. Prendiamo un po' di punti gratis. Anche buoni, anche tanti. Qua c'è qualcosa qua dietro? No. Cespuglio, cespuglio. Cespuglio? No. Non c'è oggi. È uscito. Riesco a vedere che è andato intorno al lago. Esegui uno zoom indietro per vedere. Possiamo seguirlo o tagliargli la strada. Io gli taglierei la strada. Tipo da qua. Uccidendo un po' di malvagi. Eccolo qua. Lo vedo davanti. Vai, vai. Puffunga. Fermati. Se solo muovi una zampa, attaccheremo. Non farmi del male, signor sangue di drago. Ti spiegherò tutto. Io sono lo chef Zampe Pelose di Zompa.
Porto Ovest, Vibrisse e mia sorella. Ah, è difficile leggere con la V in mezzo. Tra di noi c'è una amichevole rivalità culinaria, ma qualcosa è andato storto. Stovto. Cosa intendi, miau? Di recente ho cominciato a comportarsi come se non mi conoscesse. Dovrebbe parlare così in teoria. Dovete aiutarmi. È mia sorella. Molto tedioso come parlare così. Sei davvero preoccupato per lei? Bene, ti aiuteremo. Merci. Venite a Zapporto Ovest quando potete. Ecco, prendete questo. Devo dimostrarvi la mia gratitudine. Sarà meglio non parlarne con Vibris. A quanto pare la nostra prossima fermata è Zamporto Ovest. Attenzione, livello 17. Bauhaus. Ok. Ah, corpettino nuovo. Ci toglie un po' di attacco, ma ci dà vita. Abbiamo il corpetto nella testa poi, eh. Questo è livello 20. Quindi Zamporto Ovest, che era? Ovest sarà di là a sinistra. E di qua abbiamo fatto tutto. E lì c'è ancora dei punti, ma vuole il livello 20. Attenzione, vediamo di qua. Ci ho visto qualcosa? No. Ah, aspetta, aspetta. Forse mi ricordo che c'era un... Sveniamo. Qua abbiamo lasciato qualcosa in sospeso. No, ancora livello 20. Ah, questo era il villaggio. Sì, è lui. Ci siamo arrivati. La fuga. C'è una nota qui. C'è qualcuno. Che qualcuno mi aiuti. Sono nella prima casa. Parlate attraverso la porta. Ah, qua. Facciamo presto. Non voglio perdermi un'altra volta. Chiamatemi Miaugan. Miaugan, cosa intendi con perderti? Io mi sono svegliato. Anch'io, sono per sbadigliare. Non so come sono arrivato qui e ho cercato di andarmene, ma c'è una barriera che mi trattiene qui. Potete aiutarmi a distruggerla? Ci pensiamo noi. Andiamo un po' più fuori per avere un'idea più chiara. Non avverto niente di strano in questa direzione. Mi formicolano i baffi. Questa è la direzione giusta. Ancora più su quella caverna. Ah no, qua. Attenzione. Ah, il rosso è fuoco, il blu. Troppo a sinistra. Lo so, ho capito. E il blu invece è fulmine. Ci siamo quasi. Oh, trovo una caverna. Vabbè, andiamo a sconfiggere tutti i nemici. Ci penso io. Ci penso Miko. Ci penso io. Un osso. Si può fare qualcosa? No. Peccato. No, 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 il fulmine. Oh, questo è ghiaccio. Ma fa malissimo. E non so perché mi sono... L'ho preso. Ma mi sta sdrenando. Diciamo che... Questa volta mi sa che ci lascio le penne. Sono troppo senza vita. Mi sa che dovrò fare così un attimo. Recuperare perché fatto una stupidata. Ma c'è anche qui, secondo me, possiamo comprare una magia. Compriamo la magia prima, perché forse ho capito che ognuno di loro ti dà delle magie. Tipo questa. Toccati con una zampa curativa e le ferite scompariranno. Oh, una magia curativa! Ma certo! Ma subito, caro amico! Mi servirebbe anche una magia di buffing. Allora, questa qui. Quindi facciamo magie curative. La mettiamo qua, che è sotto. E direi di subito dargli un upgrade. Mettiamo
Merci beaucoup. Ok, quindi in ogni città dove c'è quel tempio si acquisiscono le nuove magie. Ah, ma si resetta proprio tutto? Mi sa di sì. Ok. Scusa, tu sei ghiaccio, quindi dovresti essere molto debole al fuoco. Vediamo. Perché vedo che è anche veloce. No, ma no, non puoi camminare mentre fai la magia. È scorretto, non funziona così. Nel mio mondo non funziona così. Cioè, non puoi castare magie e camminare. Cosa vuol dire? Cioè, sei overpower così. Aia, ma sto perdendo completamente il senso della tempistica. Ok. Dacci qualcosa di buono. Ce l'ho già, mi sa. Vediamo, eh sì, è quella che c'ho già. L'ha sostituita o non so. Allora, proviamo la magia della cura. Ah, ma ci ruba tutto il mana però. Ok. Ok, vediamo questo qua. È abbastanza lento e possiamo ucciderlo. Poi ci prendiamo. No, non ce lo prendiamo adesso, ce lo prendiamo dopo. Questo ci fa malissimo. Sfuggiamo. Ok. Apriamo la chest. Una spada livello 3. Ma perché ci dà cose brutte? Ma cosa fa? Lama di maglia metallica. Non fa cose tanto belle. Vedi, lui cammina e spara magie, cioè non dovrebbe farlo. E poi fa. Poi ci dà il calcetto, vedi? Pam. Adesso. Ok, è un po' difficile quello lì. Ancora ci devo prendere la mano. Scavi e trovi un amuleto. What? La magia è scomparsa. Torniamo indietro e vediamo se ha funzionato. Ah sì, perché siamo nella questa dell'amuleto. Vediamo un po'. È uscito. La barriera è scomparsa. Sono libero. Miciamente libero. Aspetta. Quale gattidiota ha fatto questo? E quegli altri contadini? Non è la più micia idea. Magari potresti ricontrollare la banca degli avvisi. Oh, ho trovato questa nella casa. Potete tenerla. Risatine. Bene, livello 18. Sveniamo. E vediamo cos'altro ci propone. Un livello 20. Quindi un livello 20 non credo siamo ancora in grado di farlo, ma potremmo andare a fare quello. Ma vediamo un po'. Eh no, è livello 20 anche questo. Ok. Ok. Vediamo se riusciamo a fare. Cos'è questo posto? Il primo giorno di Gattale. Potrebbe essere carina, ma lo scopriremo nella prossima puntata. Per oggi è tutto, alla prossima. Bye bye.